Noi come organizzazione, come associazione, come direttivo siamo assolutamente e ovviamente contrari ad ogni tipo di discriminazione razziale e anche altri tipi di discriminazione. E niente, abbiamo assunto con regolare contratto il servizio di vigilanza, non eravamo presenti all'entrata in quel momento, non siamo stati chiamati, non sono state chiamate le forze dell'ordine, quindi non è stato possibile fare chiarezza al momento, quindi non sappiamo esattamente cosa sia successo e stiamo facendo tutti gli accertamenti del caso, come è doveroso che sia.